Allora, intanto grazie alle relatrici per i bellissimi interventi, spero che insomma sia stato coinvolgente e emozionante, soprattutto magari anche un momento di riflessione. A tal proposito, adesso vogliamo dedicare uno spazio a voi, quindi sentitevi liberi di fare qualche domanda o un vostro intervento o una riflessione, quello che volete. Loro sono qui a disposizione. Dai, vengo io da voi e venite voi qui da me. Io ovviamente il primo approccio è quello della famiglia e della cultura, e della, come dire, no, famiglia, ma anche cultura dove siamo, perché fondamentalmente la famiglia in qualche modo incide tantissimo nella prima palestra. Quindi anche quando lavoro individualmente, in qualche modo guardo sempre come uno sportello dove l'hai imparato questo e cosa ci fai con questa roba, no? Ad esempio è che ne so, quando una persona mi parla velocemente io non vado in confusione, ok? Quindi sicuramente è una cosa buona per te, cioè tu hai innanzitutto una consapevolezza, c'è una differenza sul fatto che noti che quando una persona parla velocemente tu vai in confusione, quindi già è un punto di partenza, perché non è così scontato, per esempio, no? Quindi diamo già un'informazione positiva, perché poi la nostra società è sempre abituata a dire quello che non va, ci sentiamo rotti. Quindi, come tu sai, visto che siamo colleghi, ci conosciamo, lavoriamo sulle risorse, perché attenzione, un'altra cosa è lavorare sulle risorse. Cioè, non è che sempre tutte le persone hanno le risorse, a volte trovare le risorse è boh, questo non lo so, boh, non c'ho niente, non mi viene niente, cioè come se ci fosse una tavola rasa. Quindi andare a lavorare sulle risorse ti riguarda che non sei proprio brutto, ok? Quindi ad esempio, ok, partiamo da questa consapevolezza. Qual è il tuo primo ricordo? Dove l'hai imparato? A casa, per esempio, no? Ah, adesso che ci penso bene, in realtà quando ero piccola mio padre quando parlava velocemente era perché era arrabbiato. E quindi questa cosa va in tilt, perché il sistema nervoso impara questo, no? Quindi c'è un imprinting dove io vado un po' a lavorare inizialmente da dove l'hai imparato, perché noi siamo portatori di uno schema interno, quindi come noi portiamo lo schema, in qualche modo la persona reagisce. Perché incontro tutti uomini violenti? Ok, perché ad esempio, no, non lo so, dopo, va bene, il primo appuntamento, dopo 3-4 incontri, non succede che questa persona non si... Ok, come ti comporti tu? Perché sei attratta da quello e non da quell'altro? Non lo so. Ok, andiamo a vedere qual è il tuo maschile interno, no? Perché noi dentro abbiamo un maschile e un femminile, che è mamma e papà. Eh sì, perché in effetti, che ne so, ho avuto un papà
che in realtà lei mi guardava tanto, e quando io stavo con papà mi rimproverava sempre, quindi c'è una violenza, ok? Oltre a tutti i miei primi familiari su cui lavorare e rivedere quella stessa roba come ok, grazie, grazie mamma, papà, grazie famiglia, perché attraverso questo ho fatto questa esperienza, dove vuoi andare? Qual è? Cosa vuoi diventare? E quali sono le risorse oggi che hai? Oltre ovviamente al fatto che crescendo anche noi facciamo le nostre esperienze. Quindi è lavorare con il passato, però non solo raccontare, prendendoci quello che c'è, nel presente vediamo la risorsa per capire dove andare. Questo è un po', diciamo, e grazie per la domanda. Io non posso che darti appoggiati nella tua risposta. Sì, sicuramente l'aspetto familiare e sicuramente i condizionamenti culturali. Vedo spesso delle ragazze che si presentano a studio con delle modalità di ragionamento che io dico, ma da dove ti è uscito? Da dove, sì, i condizionamenti sociali e i pregiudizi, gli stereotipi che noi adesso diamo per scontati, ma effettivamente sono quelli che ci condizionano di più. Quindi non posso aggiungere altro. Poi un'altra cosa, per esempio, di arricchimento che per me è stato, ho seguito delle persone che hanno avuto mamma e papà di culture differenti, ad esempio papà egiziano e mamma italiana, e lì c'è tanta roba perché ci sono queste due culture dentro di noi cozzano. Quindi, come dire, prendiamo quello che di buono c'è e dove vuoi andare, perché comunque anche questo fa la differenza, no? Grazie. Non so se ci sono altre domande. Prego. Dentro quella stanza. La stanza che all'improvviso dopo 30 anni ti accorgi è quella stanza. Io comunque sarei stato immediatamente in grado di cambiare stanza. Ma la domanda che mi ha fatto perché dopo 30 anni adesso ce la accorgo? E qui mi sono fatto una riflessione. Abbiamo fatto una serie di disquisizioni su questa cosa. Perché a un certo punto della mia vita io non sto più bene, non mi ritrovo in quella situazione, non mi ritrovo nel mio modo di essere, non mi ritrovo in relazione agli altri e allora devo cambiare. La prima consapevolezza è il cambiamento. Non so se ti soddisfo come domanda, risposta è soddisfacente. Se io non sto più bene. Se io non sto più bene, cerco un modo per stare meglio. Il modo per stare meglio è il cambiamento. Ma se io non sto più bene, è perché ho avuto una consapevolezza, eh? La consapevolezza è: io non sto bene, devo cambiare qualcosa. Grazie a te. C'è qualche altro intervento? Vuole entrare nella stanza? Prego. In questa stanza possiamo accogliere tutti perché c'è spazio per tutti. Il tempo lo entra, cambia, poi raggiunge l'obiettivo e ti ricambia di nuovo, lo fa due, tre, quattro volte. Non c'è un limite. Dipende poi qual è il cambiamento. Se i cambiamenti sono positivi, è una bella vita. Se poi, beh, lì andiamo sul patologico, non è il mio campo ma il loro campo. Io vado sul comportamento. Se io trovo che ci sono determinate cose che mi disturbano, che non mi fanno stare bene, cioè io mi addormento con un magone qua, oppure quando parlo con una determinata persona non riesco a trovare quel punto di incontro, oppure mi sento male se frequento un gruppo di amici. Dice, ma come, li ha frequentati per 30 anni? Beh, io ho quella consapevolezza oggi. Sono cambiata io e con quegli amici non mi trovo più bene. Cambio. Il giorno dopo mi trovo bene, ok, vado. Ciao, come state? Riprovo. Non è che, cioè, quando si parla di queste cose a livello psicologico e pedagogico, non è che sono strutturate fisse, non sono io decido, faccio e mi fermo. No, c'è tutta un'evoluzione.
c'è tutta una maturazione interna, una riflessione che magari mi porta a tornare indietro. Io a volte posso anche avere nel corso di questa consapevolezza, di questo cambiamento, una riflessione retroattiva, una serie di momenti che mi portano a capire meglio e a pensare forse non stavo sbagliando, forse quella cosa dovevo prenderla sotto un altro punto di vista, ma era la cosa che io volevo. Ecco perché bisogna avere determinate consapevolezze, tante consapevolezze, leggere dentro di noi. Leggere dentro di noi significa conoscerci benissimo. Molti di noi non si conoscono, ci dobbiamo conoscere veramente tutti gli aspetti, non solo quello fisico. Non ci guardiamo solo allo specchio, guardiamo la parte interna. Perché piangiamo se piangiamo, o perché non piangiamo quando siamo emozionati, perché ci freniamo quando soffriamo. Per esempio i maschietti, no? Sesso maschile, eh? Non faccio discriminazione, però è una realtà. Non piangono quando si emozionano, perché, torniamo a loro, il condizionamento culturale, familiare, dice che il maschietto, tu sei un maschietto, ma perché piangi quando siamo piccoli, no? Quando sei un maschietto e piangi, e beh, questo ci accompagna per tutta la vita. Quindi io maschio non piango quando vedo il film emozionante e mi tengo tutto dentro, ma è giusto? Non è giusto, perché poi l'emozione repressa mi fa sentire male, la scarico in un altro modo e magari mi arrabbio, magari sono sofferente, magari ci ripenso, non so come gestirla, perché non la ritrovo, non la riconosco, non so che mi è successo. E vado a influenzare chi mi sta vicino, perché poi reagisco con comportamenti che potrebbero essere di rabbia, magari non lo sono, magari sono solo di delusione, noi non la riconosciamo, siamo arrabbiati con l'altro. Ecco, non so se sono stata chiara. Grazie. Rispetto a questa cosa volevo aggiungere un'osservazione, no? Il fatto del cambiamento, come diceva Cinzia, meno male, perché già noi ce ne andiamo di qua e secondo me siamo diversi, perché ci siamo incontrati e ci siamo scambiati delle cose, noi vi abbiamo dato delle informazioni, magari ve le portate a casa, le maturate, e voi attraverso le vostre domande, il vostro modo di partecipare, ci avete dato in qualche modo un feedback. Quindi questa relazione, già in questo poco tempo, ci porta a essere diversi già uscendo da qua. Quello che dici tu, ma allora è patologico se cambio? Beh, in quel caso potrebbe capire, cioè è importante chiedersi, ma perché non sto bene mai da nessuna parte? Ok? Quello è perché ho voglia di cambiamento e quindi quel ciclo mi serve, perché voglio fare un'esperienza e che ne so, e mi porto la cosa buona, o perché c'è un malessere interno, quindi mi sento ripeto. E qui è il caso forse di scendere un po' più in profondità, perché quel non stare bene da nessuna parte è sicuramente frutto di qualcos'altro, di un'altra emozione che non ti fa stare tranquillo. Ok, quindi c'è una frustrazione. Ok, quindi quella è un'altra cosa ancora, non dire, ok, c'è qualcosa di stimoli continui, esatto, e capire anche perché tu devi sempre stare sopra eccitazione, no? Per esempio, una categoria che non ho mai visto in terapia se non una volta è la categoria dei poliziotti o delle persone che vanno in guerra, insomma, che fanno le missioni, o perlomeno è successo poche volte. Perché? Perché fondamentalmente questi tipi di categorie stanno belle impacchettate, senza discriminazione, anche qua, ma oggettivamente questo è un mio riscontro personale. Quindi mi dicono, ah, vado a fare paracampismo perché devo trovare un'emozione estrema. Certo, perché se tu devi andare in guerra e devi ammazzare e devi comunque andare avanti nonostante passi sui cadaveri, cioè tu almeno minimo devi essere anestetizzato a livello emotivo. Perché sennò non sopravvivi, cioè una cosa umana, no? Anche quando noi abbiamo dei grandi traumi, dici non sento niente, perché quello in qualche modo ti fa vivere, perché altrimenti tu saresti già morto, ok? Quindi calcolando che questa è una sopravvivenza, perché siamo macchine perfette, intelligenti, ripetiamocelo, quindi il nostro sistema nervoso in qualche modo sopravvive, a un certo punto, siccome sto lì, per superare quella soglia devo trovare qualcosa di più forte, quindi per sentirmi devo fare auto
paragonismo oppure l'autolesionismo in alcune con gli adolescenti, mi devo sentire, ok? Quindi sono tutte quelle cose dove a un certo punto vado a un'estremità perché sto già in un momento di che non sento niente per non stare male. E quando non senti niente, non senti niente, né bene né male, né odio né amore, non senti niente perché non è che è selettivo il sistema nervoso. Bene, grazie. Prego. Non ho capito, le fobie? Sì, sono tutte frutto di traumi. Anche? Ad esempio la fobia per i rettili. Che genere di fobia è? Se si può cambiare? Sicuramente si può trattare, sicuramente. Certo, cercare di capire, bisognerebbe capire da che, qual è l'origine. E non c'è proprio un'origine specifica individuale, cioè generale, è tutto individuale, fa fede al vissuto dell'individuo, cioè la sua paura dei rettili sarà diversa da quella mia, ok? Perché siamo esseri individuali, ognuno ha la propria storia personale, i condizionamenti, mi ripeto, comunque ognuno ha il proprio vissuto, non è almeno credo che non possa essere categorizzato, ok? Cioè, ognuno ha la sua fobia, tutti abbiamo le proprie. Sfido a trovare chiunque che non abbia qualcuno che non abbia una fobia. Oppure se la vive bene, la vive meglio rispetto a qualcun altro. Però non credo che ci sia un elemento per dire ok, la paura del rettile viene per questo motivo. No, non sono, e almeno io non sono d'accordo. Tu che dici? No, allora dobbiamo pensarci unici, ok? Noi siamo unici a se stessi, quindi quando lavoriamo, perlomeno noi nella stanza di terapia, la nostra responsabilità come terapeuta è sapere tante lingue, cioè avere tanti strumenti. Poi se mi viene una persona con l'attacco di panico e poi dopo 2 secondi me ne viene un'altra, io passatemi il termine, non la tratto, il termine è un po' brutto, cioè nel senso non la tratto allo stesso modo, perché già il modo di comunicare con una persona è diverso, cioè c'è una persona che deve parlare terra terra, come dire, entrare nel suo linguaggio, e magari una persona che non posso essere diretta, e magari una persona invece che devi essere diretta perché dopo un po' si annoia, e già questo fa la differenza. Ok, la tua, per esempio, la fobia del rettile potrebbe essere data da un'esperienza fatta, quindi io da quel giorno ho avuto un'esperienza. Oppure, che ne so, ho paura di tutte le persone, di tutti gli insetti. Per esempio potrebbe essere un'esperienza, potrebbe essere una forma di controllo. Quindi se quella roba vola e io non ho il controllo, è un problema. Quindi come mai ho bisogno di mantenere il controllo? E inizia una relazione, inizia una cucitura di vestito sulla persona, dove la persona è la nostra risorsa, cioè non è che io so di te, ok? Io sono lo strumento umano, noi siamo gli strumenti umani, noi psicoterapeuti, che attraverso di te ti aiutiamo a capire dove tu ci vuoi portare con i tuoi tempi. Quindi sentitevi sempre responsabili di guidare la vostra vita. Okay? Perché se io vi dico proviamo a fare questa cosa, una persona mi dice no, innanzitutto io la devo rispettare. Dopodiché la persona si deve dare il permesso di dire ma io questa cosa la voglio fare, no dottoressa non la voglio fare perché mi viene l'ansia. Perfetto. E si apre un altro capitolo. È una storia continua che si costruisce in due, nella stanza di terapia, per esempio. Lo dicevamo anche prima di iniziare io e Deborah, che le tecniche che noi adottiamo, nonostante abbiamo due approcci completamente diversi, non possono essere adottati per tutti, cioè le cuciamo sulla persona che arriva a studio, come dicevamo, come dicevi prima, no? Io posso parlare in dialetto con qualcuno e so che quella modalità di funzionamento, quel tipo di linguaggio è più accettato e lo fa sentire a casa. Se parlo in un italiano perfetto con un adolescente, oddio, permettetemi che un po' stona,
io molto spesso in terapia ho utilizzo anche qualche parolaccia e vedo che funziona. Mi esce dal dialetto, mi esce che è una meraviglia, però va bene, però funziona. Quindi utilizziamo il linguaggio che l'altro ci pone, utilizziamo uno stile che è individuale, così che non possiamo individuare l'origine di una patologia, dire sì, è per questo motivo, come i sogni, no? Pensate ai sogni, ah, stanotte ho sognato i serpenti, allora com'era? Serpente, parente, serpente. Ho sognato che mi cadono i denti, ma magari fosse così. Allora tutta la storia di Freud sull'interpretazione dei sogni, tutto il lavoro onirico ce lo dobbiamo mettere nel calderone dell'individualità. Allora quando mi arriva qualcuno col sogno dico, ok, come ti sei sentito nel sogno? E riguardo, ma come? Sì, ma si aspetta un'interpretazione, no? Perché noi abbiamo la... sarà avanti, no? Ma come, io ho sognato, dottore, beh, capita anche al di fuori della terapia. E dice, no, lo sai che oggi ho sognato, hai dormito bene. La risposta è, si vede che tuo sonno REM ha funzionato. Perché ti aspetti una risposta da noi professionisti che abbiamo veramente la sfera magica, abbiamo la soluzione a tutti i mali, magari. La bacchetta magica, dico sempre, noi non ce l'hanno data, ma si lavora con la persona che abbiamo di fronte, l'altro fa l'80%, noi facciamo il 20%. Noi vi solo aiutiamo, vi guidiamo nel percorso verso la conoscenza di sé. Io ne approfitto che ho il microfono adesso. Ah. Volevo dire un'ultima cosa a proposito della nostra figura, che un po' è come dire, ok, tu sei l'esperto, ma come ti desidero il sogno è tuo, non mi sai dire questa cosa. Mi è successo, faccio un piccolo sketch, in treno che stavo con un libro di psicologia che stavo studiando, quindi una persona dice, ah, ma tu che fai studi psicologia? Ma in realtà sono un psicoterapeuta. Ah, e quindi senti, ti posso raccontare un sogno così mi dici questo? Tipo i tarocchi, no? Le carte. No, non funziona così, non siamo maghi, perché... E poi c'è un'altra cosa, perché siamo abituati, tipo il medico di base. Dal medico di base tu vai e gli dici, ok, mi fa male questo, diagnosi, medicine, quindi quello ti dice tutto, tu non fai niente. Da noi diciamo che il lavoro maggiore, il lavoro sporco lo dovete fare voi. Quindi è un lavoro da coraggiosi, sì. Se dovete intraprendere un percorso di terapia è molto faticoso, però penso che ne vale la pena. Ecco. C'è un'altra domanda, giusto? Prego. No, certo, ci fa piacere. Allora, l'ipnosi regressiva io la vedo come una cosa che è uno strumento che non si può utilizzare per tutti, perché ovviamente si lavora molto sul sistema nervoso, eccetera. Dopodiché con persone che già vanno molto con l'immaginazione non è funzionale, anzi direi, perché già se una persona, come dire, una persona che immagina è fobica, eccetera, va a fare più male che bene. Quindi come tutti gli strumenti bisogna utilizzare, a mio avviso, questo è il mio pensiero personale, sempre, come dire, ce l'hai, magari lo utilizzi in un modo che come dire, è equilibrato, non con tutti, perché non si può fare con tutti, per esempio con le persone che usano psicofarmaci assolutamente no, ok. Sì, perché dobbiamo pensare a alcune cose, ora qui non mettiamo un becco su, diciamo, le persone, sui nostri colleghi, eccetera, però ovviamente ci sono degli strumenti molto dedicati che non si possono utilizzare con tutti, come dicevamo, la responsabilità.
responsabilità, una responsabilità che noi dobbiamo sapere dove la persona che abbiamo davanti, gli strumenti, e sapere quello sì o quello no, perché non è tutto funzionale. Io con alcune persone devo fare un tipo di lavoro e non posso andare oltre, ci sono altre persone, come dire, che non lo posso fare. Quindi questa roba qui è una cosa un po' delicata, che lavora anche sul sistema nervoso, ma che secondo me non si può applicare su tutti. Quindi, anzi, alcuni lavori possono anche un po' destabilizzare piuttosto che guarire, a mio avviso. Però insomma è uno strumento che a volte succede anche a me di utilizzare, non è proprio per una depressiva, però anche io conosco questi strumenti, ma è una cosa delicatissima e, come dire, e secondo me poi per lavorare sugli altri bisogna prima lavorare su di sé, quindi e conoscere la potenza di quello strumento, perché non posso farlo senza capire che cosa fa. Per esempio stamattina nei laboratori che abbiamo fatto una piccola meditazione, abbiamo fatto una meditazione che è, come dire, semplice, abbiamo lavorato su propositivi, eccetera, perché le persone che vengono, per esempio, sono persone che vengono per la prima volta qua, che magari gli vado ad aprire una finestra, se ne vanno a casa scomposte, anche no, vado a fare danno come terapeuta, ok? Quindi lo utilizzo quello strumento perché magari io lo utilizzo, ma è una cosa piccola, veloce, che magari poi devo accertarmi che la persona che la riceve se ne vada bene e che insomma non vada in profondità, perché il lavoro di terapia è quello che ogni volta che si fa un incontro si va a lavorare sempre un pezzettino di più, e noi siamo esseri che devono seguire un percorso, e se è il paziente che ci dà i tempi, perché altrimenti vado a fare una violenza e vado a fare danno, ok? C'è qualche altra domanda? Di là, prego. Se mi trovo di fronte a una persona che ha timore di cambiare, devo accettare il suo timore di cambiare. Spingerlo a cambiare sarebbe controproducente. Cioè sarebbe necessario allora lavorare su quello che diceva anche la dottoressa Cinzia, sulla consapevolezza, aiutarlo piano piano a comprendere che quella modalità di funzionamento che adesso sta mettendo in atto stona. Ma stona in base a cosa però? Al suo parametro o al parametro della persona? Quindi se, come dicevo prima, no? Se io tendo a non decidere, a non scegliere, ci sarà un motivo? Sono mosso da tante di quei timori, da qualcosa che mi blocca. E allora, secondo me, se io avvicino mia figlia, un parente, un nonno, che comunque in questo momento non ce la fa a fare una cosa, ok? Devo accettare il fatto che non ce la faccio. Pormi con l'intenzione di farlo cambiare, secondo me, è controproducente. Anzi, faccio altro che la persona si può sentire completamente non capita, anzi criticata. E a questo punto, se mi sento criticata, non te lo vengo neanche più a dire che mi sento male. Tanto non mi accendi, tanto non mi ascolti. Ma quello adesso non mi parla più, adesso non mi racconta più niente. Beh, una domanda me la farei. Non so se sono stata. Vorrei fare un appunto, una cosa piccolissima. Io non posso pretendere di cambiare gli altri, non è possibile. Allora, eventualmente provo a cambiare me stesso, se veramente questo è il bisogno, per potermi relazionare in un altro modo all'altro che mi è vicino, eventualmente però, perché non si cambia la realtà, prima cambiamo noi, va bene? No, vabbè, era in generale questo, una cosa in generale, grazie. Adesso che io ho questo strumento in mano che non mi piace. No. Che non mi piace. Volevo leggere una
oggi ci ha regalato, e la volevo ringraziare a nome delle mie colleghe stasera per la tua disponibilità e per la tua passione. In tutto quello che fai si evidenzia. Leggo: la scelta ci dona dignità e ci fa sentire liberi, padroni della nostra vita. Nonostante tutto, non smettete mai di essere la vostra scelta prioritaria. Siate sempre liberi di scegliere, voi stessi prima di tutto. Grazie per il prezioso supporto. Con affetto, Angelica. Grazie. Sì, grazie anche ad Alessio che ha permesso tutto questo sul territorio. Ci saranno anche altri festival se vuoi annunciarli poi sul territorio. E grazie a voi di essere stati qua, di aver scelto di sentirci alle 4:30 di pomeriggio, nella domenica di giugno, invece di stare al mare. Quindi, grazie.